Care amiche, quest'oggi vogliamo farvi vedere come fare un dolce molto semplice e molto goloso, che sicuramente piacerà a tutti i componenti della famiglia. Si tratta della torta Chobar. Per preparare la torta ci serviranno pochi ingredienti, ovvero 125 g di burro, 150 g di farina, 100 g di zucchero semolato, una bustina di lievito, 3 uova, 50 ml di latte, che poi comunque ci serviranno relativamente, nel senso che ne andremo a utilizzare solo la parte che ci occorrerà per rendere il composto più morbido, quindi potrebbe essere anche leggermente meno di 50 ml, e una bustina di quelle che trovate per fare il cioccolato in tazza. È una torta veramente semplice e molto golosa perché è molto cioccolatosa. Andiamo a vedere come prepararla. Facciamo innanzitutto sciogliere a fiamma molto bassa il burro. Se avete il forno a microonde potete anche utilizzare il forno a microonde. Lavoriamo un po' le uova e ci aggiungiamo lo zucchero. Setacciamo quindi la farina. In una ciotolina mescoliamo il lievito e la bustina di cioccolata insieme. Mescoliamo il tutto e passiamo anche questo al setaccio. E mescoliamo tutto con un cucchiaio di legno. Intanto il nostro burro si sarà sciolto. Aggiungiamo al composto il burro fuso. Non ci resta che amalgamare il tutto per bene. Volendo potete fare questo lavoro anche con le fruste elettriche. Come potete notare, il composto è già piuttosto morbido, quindi di latte ne aggiungerò proprio un cucchiaio. Vedete, sui 50 ml è proprio un cucchiaio. Amalgamo bene il tutto e il nostro impasto è pronto. Vado a versare il mio composto in una teglia da 24 cm già imburrata ed infarinata. Se volete una torta più alta, prendete uno stampo leggermente più piccolo. Andrò ora ad infornare il mio dolce in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 40 minuti, facendo sempre la prova a stecchino per verificare la cottura interna. Ed ecco il nostro dolce appena sfornato. Come vedete si è alzato parecchio ed è buonissimo anche così in realtà. Se volete potete anche consumarlo semplicemente tagliandolo a fettine, oppure potete farcirlo con una crema a vostra scelta. Io ho deciso di farcire la mia torta con una golosa crema al latte, troverete il link in descrizione oppure qui in alto. Ho tagliato quindi la mia torta a metà e la vado a farcire. Questa è la mia crema al latte. È una torta che non ha neanche bisogno di essere bagnata perché davvero è morbidissima, vedete? Una spolverata di zucchero a velo e il nostro dolce è concluso. Se questa idea vi è piaciuta, io vi invito ad iscrivervi al nostro canale, a lasciare un like o un commento o a condividere il nostro video. Alle prossime idee, ciao a tutti da Margie!